Sulla caserma Polini e la mia interrogazione trovo le reazioni di Ser Filippi per il tramite del suo assessore un po' piccata e volutamente imprecisa. Abbiamo atteso qualche mese prima di riaprire il discorso per dargli tempo di organizzarsi, ma anche perché davvero non credevamo ci sarebbe stato bisogno di incalzarlo su un argomento così importante, laddove non c'è davvero niente che lui debba fare se non portare, la delibera di consiglio, che è l'ultimo atto amministrativo, già pronto peraltro, per l'acquisizione, per l'inserimento della palazzina comando della caserma Polini nel patrimonio indisponibile del comune di Fano, cosa che non abbiamo potuto fare noi, lo ricordo, perché l'ok definitivo al trasferimento gratuito ci è arrivato il 5 di maggio e i consigli comunali erano già stati sospesi alla fine di aprile per riprendere poi dopo le consultazioni elettorali. Questa delibera chiude un iter che abbiamo avviato più di un anno fa e che ci ha portati ad ottenere gratuitamente la proprietà della Paolini. Gratuitamente, lo ricordo, laddove le amministrazioni di destra non sono mai riuscite a farlo. E dico anche fortunatamente, e lo ricordo Ser Filippi, che quando c'era lui, qualche anno fa fecero un tentativo di acquisto per ben 21 milioni di euro, e la proposta di permuta di tanti beni comunali, tra cui la sede del comune, tentativo che fortunatamente fallì. Faccio queste precisazioni perché sono molte le inesattezze nel tentativo di costruire una narrazione diversa dalla verità storica dei fatti, perché chi amministra lo fa attraverso gli atti amministrativi, incontrovertibili e incancellabili, che ho precisamente elencato nell'interrogazione che discuteremo. Delibere di giunta, delibere di consiglio, determine, c'è tutto sulla Paolini, anche i 170.000 euro a cui fa riferimento Santorelli per la pulizia, che serviranno adesso per la pulizia del piazzale, le nuove luci e per togliere le vecchie recinzioni arrugginite. Questo e di altro parleremo in consiglio comunale e guarderemo anche al futuro di uno sviluppo di tutta l'area che sì dovrà essere partecipato e ampio.